Ciao a tutti, benvenuti a questo primo video di una nuova serie dedicata a Virtual Regata, quindi la mia passione più grande, diciamo, prima dell'aviazione, anche la vela. E non ci sono videogiochi buoni da parecchi anni dedicati appunto al nostro sport preferito e quindi tocca giocare a Virtua Regata se si vuole appunto veleggiare un po', regatare un po' contro gli altri. Il bello è che questo gioco sta avendo un successo veramente enorme da anni. Io ci gioco da non lo so quanti anni ormai, è cambiato moltissimo, si è evoluto moltissimo nel tempo, bene e male, e alcune cose come sempre bene, alcune cose in peggio. E il bello è che appunto ci sono ormai, in questa regata qua specifica, che è la Vendée Globe, quindi il giro del mondo in solitaria per barca a vela, lo corriamo in contemporanea con la vera regata. Siamo 942.564 skipper iscritti e regatanti, quindi una cosa incredibile. In questo momento io sono 73.438, qualche piccolo forse errore di rota, ma più che altro perché non avevo i crediti qua sopra. Vedete, ci sono i crediti necessari per allestire la barca al meglio, quindi purtroppo non ho potuto mettere i foil, quelle appendici che vedremo fra pochissimo, a fine mese, a fine dicembre, a metà dicembre circa cominceranno le regate della nuova America's Cup. Io non li ho messi e quindi la mia barca è decisamente più lenta rispetto alle altre, pago un po', lo sto vedendo, infatti sto perdendo, soprattutto adesso che siamo in andatura molto portante al sud. Ho cominciato un po' tardi, intanto faccio partire, sì, ve lo faccio vedere. Quindi, tutto schermo, ecco, siamo partiti da Les Sables, là sopra, in Francia, e in questo momento siamo quasi arrivati a Capo di Buona Speranza. Questa riga qua sotto che vedete è la zona dove non si può andare, a sud, come sta facendo lui, ecco. Se dovesse continuare più a sud di così, non si può andare, il gioco non lo permette. Non ci ho neanche mai provato, non so se adesso si venga squalificati o semplicemente il gioco faccia rimbalzare, per modo di dire, la barca come un muro invisibile, non lo so. Quindi appunto si parte, siamo partiti 22 giorni fa ormai da qua, dal porto di Les Sables, spero di pronunciarlo decentemente, e come avete visto dalla rotta, che si vede un po' male, la vedete qua, questa è quella rotta che abbiamo un po' tutti fatto. È arrivati comunque a circa l'equatore, conviene, ma anche un po' prima, conviene cominciare a buttarsi verso l'America. Si allunga decisamente, uno dice perché non vai giù seguendo l'Africa, che si farebbe molto, molta meno strada, perché ci sono due zone, dovrei andare a cercare adesso come si chiama, comunque sono due zone di bassa pressione, qua si vede meglio, dove appunto il vento è quasi nullo. Qua appunto in questo momento, come vedete, ci sono due nodi e sei di vento, niente praticamente, vuol dire rimanere fermi lì. Anche qua di solito, stranamente adesso non c'è, però vediamo, ecco, fra una settimana anche meno va a riformarsi, perché è normale che ci siano queste zone qua. Qua tende a essere un po' più verso il centro dell'oceano, più che sotto costa, mentre invece qua vedete c'è sempre, proprio è fissa. Quindi conviene fare il giro largo, anche perché si sfruttano i venti più portanti, e poi arrivati sotto il tropico cominciare ad andare appunto di nuovo verso l'Africa. Io sono qua, appunto questi che vedete col pallino arancione sono quelli veri,
C'è una bella differenza anche qua nella classifica, come vedete c'è gente ancora molto indietro, addirittura povero, molto molto indietro, come lui che ha dovuto ritornare poco dopo la partenza, ha dovuto ritornare al porto per fare delle grosse riparazioni. La stessa cosa che sta facendo, vediamo non lo vediamo adesso qua, ma da qualche parte ci dovrebbe essere anche la barca Hugo Boss, che anche quello ha avuto dei problemi e sta andando verso Capo di Buona Speranza, appunto, verso Città del Capo per delle riparazioni. Allora, le previsioni. Io adesso sto facendo un'ottima andatura, sto facendo 15 nodi e 4 con 14 di vento, però le previsioni per loro va benissimo, perché loro sono riusciti a essere un po' più avanti, i primi, come sempre per i primi va sempre bene, e sfrutteranno, beh, sì, anche, comunque sfrutteranno un po' meglio il vento rispetto a noi, rispetto a me, che tra 12 ore, perché è una regata in solitario questa, tra 12 ore avremo vento in poppa praticamente, quindi non va bene. Allora io sfrutterei queste ore che mi rimangono, non la vedo da questa mattina la barca purtroppo, quindi per quello l'avrei fatto anche un po' prima, l'avrei fatto. Io andrò a perdere un po' di velocità, vedete? Vediamo di non perderne troppa. Ok, e tenendomi così tra 12 ore comunque riuscirò ad essere ancora qua. No, anzi, andiamo un attimo. Andrò così, dopo lo riprenderò in mano tra qualche ora e proseguirò sui 145 più 144-145 come angolo. Bene. Quindi la barca adesso è impostata e le vele l'hanno cambiata, adesso ormai fa tutto quanto da solo ormai. Bene, l'ultima cosa interessante poi da vedere, dai, velocissimi, poi i prossimi appuntamenti saranno molto più veloci, adesso ho voluto dare anche farvi una panoramica sul gioco, è la modalità 3D che è stata aggiunta da un po' ormai, è simpatica, permette di farsi un'idea. Non c'è mai però la terra, che quando si passa molto vicini a terra non la si vede, si possono cambiare le telecamere, quindi per chi manca un po' come sottoscritto andare in barca, che in questi ultimi tempi non è stato possibile, per me è un buon surrogato, dai. No. Graficamente potrebbe essere migliore, ma purtroppo nessuno crea un buon gioco di vela. Non ci sono neanche all'orizzonte nuovi giochi di vela previsti. Quindi, bene, grazie. Se vi è piaciuto, fatemelo sapere. Alla prossima. Ciao.